Ben ritrovati in studio per questa seconda parte. Come anticipato, adesso c'è la cronaca. I carabinieri di Vittoria, a seguito di un'operazione contro la prostituzione, hanno arrestato quattro persone. Le donne costrette a prostituirsi erano quattro sudamericane. Sentiamo. Scoperta casa di appuntamenti a Vittoria, arrestate quattro persone. Alle prime luci dell'alba di oggi, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elena Balestrino, alias Sabrina, cagliaritana di nascita di 58 anni, ma residente a Vittoria, nubile, disoccupata e pregiudicata per reati specifici. Emanuele Gianni, alias Lillo, comisano di 67 anni, pensionato domiciliato a Vittoria, incensurato. Rossella Noto, alias Gorilla, di 27 anni, vittoriese, disoccupata e anche lei pregiudicata. Maurizio Trovato, vittoriese di 52 anni, operatore agricolo pregiudicato. I quattro sono ritenuti responsabili in concorso tra loro e a vario titolo dei reati previsti e puniti dalla cosiddetta legge Merlin, in quanto hanno favorito e sfruttato la prostituzione di 5 donne di nazionalità straniera dal novembre 2012 a oggi. Contestualmente, i militari del nucleo operativo di Vittoria hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo emesso dallo stesso GIP nei confronti della villa di proprietà della Balestrino, luogo dell'attività di meretricio. Nello specifico è stato appurato che il ruolo principale era ricoperto proprio da Elena Balestrini o alias Sabrina, la quale in qualità di proprietaria dell'immobile, sito in una contrada di Vittoria, dove le prostitute esercitavano la prostituzione, controllava e dirigeva l'attività di prostituzione di oltre 5 ragazze sudamericane, gestendo i turni di lavoro settimanali delle prostitute, impartendo direttive ai complici sul tipo di assistenza da fornire loro di volta in volta, controllando il numero di clienti e gli incassi conseguiti dalle stesse, facendosi consegnare anche parti di questi. Maurizio Trovato, cassiere della Balestrino, prestava ogni tipo di assistenza alle prostitute, procurando loro provviste alimentari, ricariche telefoniche e altre utilità. Gianni, detto Lillo, abitando di fronte alla casa di appuntamenti, svolgeva il ruolo del basista. La Noto, alias Gorilla, era il vero controllore per conto della Balestrino. Infatti, oltre a fornire assistenza a vario titolo alle prostitute, aveva l'importante compito di controllare, dietro corresponsione di un apposito compenso, il numero di clienti e gli incassi conseguiti dalle prostitute. L'attività così impostata poteva contare su un volume d'affari quantificato dagli investigatori intorno ai 20.000 euro mensili a donna, con prestazioni che variavano dalle 300 alle 600 euro ciascuna, della durata da 10 minuti a oltre un'ora. Al termine delle formalità di rito, Balestrino è stata assoggiata presso la sezione femminile della casa circondariale di Catania Bicocca, mentre Gianni e Trovato e La Noto sono stati tradotti e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria. E a Ragusa la polizia ha denunciato un noto pregiudicato accusato di aver truffato numerosi negozi di telefonia in tutta la Sicilia. Sentiamo. Truffa negozi di telefonini denunciato. Al termine di una complessa attività investigativa protrattasi per quasi 2 mesi, gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa hanno denunciato il pregiudicato Antonio Daniele Andrea Scarpulla, quarantenne catanese, responsabile di numerose truffe commesse in diverse parti della Sicilia ai danni di rivenditori di telefoni cellulari e liberi professionisti, nonché dei reati di sostituzione di persona e uso di documenti falsi. Le indagini sono iniziate nel mese di aprile 2013, quando Scarpulla Pulla è stato tratto in arresto poiché aveva tentato di truffare un negoziante di telefonini di Ragusa mediante l'utilizzo di una carta di identità valida per l'espatrio falsa. In quell'occasione furono rinvenuti e sequestrati numerosi documenti falsi. È stato accertato infatti che Scarpulla nel periodo marzo-aprile 2013, truffando dei rivenditori di telefonini a Ragusa, Siracusa, Catania e Palermo, è riuscito ad ottenere senza pagarli tanti e costosi telefoni cellulari di ultima generazione del valore di circa 700 euro ognuno. In particolare Scarpulla, con delle false carte di identità riportanti la sua foto e i dati anagrafici di noti architetti e ingegneri, si presentava presso i negozi di telefoni ubicati nei centri commerciali delle città citate al fine di concludere dei contratti di abbonamento che prevedevano la consegna dei costosi telefoni e il pagamento rateale con addebito in conto corrente. Le vittime residenti a Catania, Messina e Milano, quasi tutte ignare riguardo le truffe che stavano subendo, una volta informati dell'accaduto, hanno presentato denunce e hanno bloccato gli addebiti sulla carta di credito. Ed ancora cronaca, mega truffa da parte di un calabrese, Eugenio Toscarelli, dovrà rispondere davanti al Tribunale di Modica del raggiro perpetrato ai danni di un'azienda modicana di carburanti per ben 170.000 euro.
truffa da quasi 170.000 euro e danni di un'azienda di carburanti di Modica. Un raggiro attuato da un calabrese, Eugenio Toscarelli, chiamato in giudizio dal Tribunale di Modica. Nei suoi confronti è scattato il processo davanti al giudice. Toscarelli, infatti, è accusato di truffa aggravata. Anni fa si è spacciato per Alessandro Esaltato, titolare della Calabra Petroli, ed ha commissionato una serie di forniture di gasolio, pagando con degli assegni post-datati. La società Carburanti di Modica, prima della firma, ha accertato l'effettiva esistenza della Calabra Petroli, di cui risultava titolare proprio Alessandro Esaltato. Secondo quanto ha raccontato la parte lesa, la sua azienda alla scadenza ha versato gli assegni, ma la banca ha dato subito lo stop. Così è stato fissato un nuovo incontro con il compratore. Durante il colloquio, la parte offesa, evidenziando troppe stranezze, ha chiesto all'uomo un proprio documento e così Eugenio Toscarelli è stato smascherato. Il processo proseguirà in luglio. Lasciamo adesso la pagina di cronaca. Continua la protesta di Altra Agricoltura e il sindacato che da mesi è in campo richiedendo ai governi regionali e nazionali interventi seri per evitare la chiusura delle aziende agricole. Ieri alcuni esponenti hanno incontrato il prefetto di Ragusa, Bardet. Continua la mobilitazione di Altra Agricoltura, una delegazione composta da alcuni rappresentanti guidati dal presidente nazionale Gaetano Malannino. Si è incontrata ieri con il prefetto di Ragusa, Annunziato Bardet. Tema dell'incontro, la richiesta di accelerare l'interlocuzione tra il sindacato, la regione siciliana e il governo nazionale, visti i tempi lentissimi da parte di entrambe le istituzioni. Mentre la macchina del disastro inesorabilmente corre, le aziende continuano a chiudere, le abitazioni continuano ad essere vendute nelle aste, sciacalli e speculatori continuano a fare affari e nemmeno il sacrificio di Giovanni Guarascio è servito a sensibilizzare la stasi della politica. È stato quindi chiesto l'intervento su particolari casi nei quali il sindacato ravvede ipotesi di illegittimità nelle procedure a danno degli agricoltori. Il prefetto conclude la nota di Altra Agricoltura, riconoscendo valide le problematiche, si è impegnato in tempi brevissimi a far riavviare l'interlocuzione tra il sindacato e le istituzioni di governo regionali e nazionali, nonché l'incontro richiesto da tempo con le banche. E cambiamo decisamente argomento, tutto pronto per i festeggiamenti della parrocchia del Sacro Cuore di Comiso. Questa mattina i giovani hanno completato l'inferata realizzata in via Bersagliere Toti. Vediamo. Parrocchia Sacro Cuore di Comiso in festa. Entrano nel vivo i festeggiamenti organizzati dal comitato promotore. Questa mattina i giovani si sono messi al lavoro per realizzare l'inferata in via Bersagliere Toti, un momento di condivisione per i ragazzi che ogni anno si danno appuntamento. Il tema dell'infierata quest'anno è l'anno della fede, perché appunto è stato l'anno indetto da Papa Benedetto XVI. E nei quadri che rappresentano l'infierata appunto sono tutti collegati dal tema della fede. Abbiamo l'Annunciazione, quindi il sì di Maria con fede che accoglie il Cristo. Poi abbiamo ancora San Paolo che cade da cavallo, quindi la conversione di San Paolo. Poi abbiamo ancora la Maddalena che vede Gesù risorto e quindi la sua fede nel credere nel Cristo risorto. E infine abbiamo i pellegrini che intraprendono il cammino della fede proprio perché hanno visto il Cristo, credono che il Cristo è risorto e quindi è ancora vivo. Questa sera alle ore 19 ci sarà la celebrazione eucaristica, mentre alle 20 inizierà la processione per le vie del quartiere. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 9 giugno. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con, oggi una puntata speciale che avrà come ospite il maestro Giovanni Scalambrieri, con il quale abbiamo parlato della sua mostra di sculture che prenderà il via a Vittoria nella giornata di domani. La puntata andrà in onda alle 15.20, alle 17.40 e alle 20.50. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.